minuti nel video di Edo. Queste sono 48 ore a Ibiza, a scrocco. Imbarco immediato e poi c'è ancora la coda. Siamo ad Ibiza, adesso dobbiamo sperare che ci sia ancora la nostra valigia, se non c'è è un disastro. Il driver che dovrebbe portarci in hotel non c'è. Noi siamo qua all'uscita degli arrivi da 25 minuti, mezz'ora e non è ancora palesato il bro. Chissà se arriveremo mai in hotel. Il driver si era addormentato. Allora, se arrivati all'hotel, c'è da dire che è, cioè, sembra proprio chiuso. Ah, è questa la porta qua a destra. Ti sei cagato in me. Ciao. Volevo in italiano, ma fossimo in Italia. Hi. Check in. Oh, ho fatto l'upgrade dopo la disavventura. Ecco, sì, potevano fare i letti singoli separati. Non possiamo separarli. Vediamo la view. Hai capito? Vediamo dove finiamo, ragazzi. C'è anche la piscina, quindi se magari dopo abbiamo il tempo andiamo, se no sicuramente domani mattina. Scale? Scale, dai. Buongiorno, siamo vivi. È il vlog peggiore della storia questo probabilmente, perché non è che si stia raccapendo molto. Cioè, siamo arrivati e poi siamo di nuovo qua il giorno dopo. Ieri sera siamo andati in questa mega villa e c'era questo chef che ci ha fatto l'omakase con una specie di... no, senza una specie, il barbecue coreano, buonissimo. E oggi tra un po' vado a correre. Strutturiamo il video che dobbiamo registrare, perché siamo qua, ricordiamolo, per registrare un video. Non è vacanza. La colazione era devastante. Sapete che io sono un fan delle colazioni degli hotel e era veramente buona, forse tra le migliori. Correre con questa vista è un'altra storia. Ovviamente c'è un caldo boia rispetto a Milano per gli ultimi giorni, però veramente stupendo. C'è un po' di vento, non so se mi sentite. Fortunatamente ho trovato una fontanella al terzo chilometro e ho 8 tipo. Stavo morendo. Sarà che non ho bevuto abbastanza stamattina o comunque questi giorni. Comunque, per chi non lo sapesse, io corro e vado in bici e vorrei anche iniziare a nuotare per obiettivo finale, fare un Ironman. Capisco che serva comunque un allenamento fuori di testa e anche a livello nutrizionale durante gli allenamenti dovrei capire cosa fare. Però tipo settimana scorsa sono stato molto fiero di me stesso perché ho fatto personal record sia nei 5 km sia nel mio allenamento in lungo per aumentare la lunghezza dei chilometri che faccio. Praticamente faccio un 5 minuti per 8 con 2 minuti e mezzo di recupero. E io ho fatto 14 km per la mia prima volta. Di solito arrivavo a 10. Poi ho fatto il mio best in bicicletta, ma lì sto migliorando abbastanza, anche perché ci andavo tanto 2 anni fa. Quindi un po' di cose le so. Tornerò alla mia corsa, perché parlare mentre si corre mi uccide. Ho failato. Ho fatto 5 km e mezzo, ne devo fare almeno 6, però sto andando veramente lentissimo e sto morendo, perché non solo fa caldo, c'è anche il sole così che ti batte in testa che mi uccide. Quindi fate conto che settimana scorsa ho fatto i 5 km con 1 km di riscaldamento e la parte di 5 km l'ho fatta a 5 al chilometro, quindi 5 minuti al chilometro. Quindi niente, non sono riuscito a fare questo allenamento, ma nel chilling, cioè, se poi torno a Milano che è la temperatura corretta con cui mi stavo allenando, e va benissimo. Carissimi amici del vlog di Edo, chissà che c***o penseranno quelli attorno a noi. Uno, chiedetegli un babbo perché c'è sta piscina, ok, e lui non porta la fotocamera. Lontano. Ragazzi, è ormai sera ed è l'ora di andare nella villa, in realtà tra mezz'oretta. Stasera James farà lo spettacolo, io mi occuperò delle riprese. La villa, ve l'avete già vista ieri, probabilmente è stupenda. E niente, vediamo che cosa ci regala questa serata. So I'll do this thing, I'm gonna freeze it, like that is the only card freezed in the deck, okay? In the middle of the deck. And you can see, okay, that it's here, and it goes higher, higher, and when I snap my fingers... Siamo in aeroporto, il volo è in ritardo di
un'ora e dieci e avevamo un'ora e mezza di scalo, perché sì, avevamo lo scalo da Ibiza. Speriamo con questo ritardo di non perdere l'altro volo a Barcellona, se no è un disastro, perché chissà quando poi arriviamo a Milano. Abbiamo fatto anche una corsa per arrivare all'aeroporto, perché abbiamo preso l'Uber, ma l'Uber non arrivava, quindi abbiamo chiamato un taxi, un casino. Tra l'altro gli Uber anche ieri sera non volevano arrivare, volevamo andare via dalla villa e non arrivavano Uber, anzi arrivavano all'inizio della salita della villa, che era un disastro, e poi tornavano indietro perché non volevano fare la salita. Era effettivamente un disastro, però... Ecco, neanche a dirlo, e hanno aggiunto mezz'ora al ritardo, quindi parte da qua alle 12 e quello da Barcellona parte alle 12.50, quindi ufficialmente abbiamo perso l'aereo là, a meno che ci aspettano. Speriamo. Mi sono girato, ho visto il gate, ho detto sì, il gate, poi guardo l'orario, 11.36, ho detto no, hanno aggiunto mezz'ora, invece erano 11.36, non 12.36 come avevo pensato io, quindi ora, dopo la priority ovviamente, imbarchiamos. Dopo 20 minuti hanno aperto le porte. La faremo? Non ce la faremo? Who knows? Secondo me noi ce la facciamo, le valigie no. Ecco perché mi alleno, ragazzi. Non ce la faccio più. Oh mamma mia. Let's go. Allora, noi ce l'abbiamo fatta, però c'è da dire che le valigie probabilmente non ce la faranno. Noi ce l'abbiamo fatta. Le valigie le scopriamo per scoprire. Non sono molto confident per questa cosa. Secondo me sono ancora a Barcellona. Ragazzi, come avevo predictato, non sono arrivati. Era palese che non arrivassero e ci abbiamo creduto fino all'ultimo, ma era impossibile che fossero qui. Per questo li volevo avere a mano i bagagli. Abbiamo fatto la richiesta per farci mandare il bagaglio a casa. Direi che il video può finire così.